esami che abbiamo fatto in questi ultimi anni, abbiamo sempre fatto dei progetti assieme. Non ho mai voluto che l'associazione esponesse dei quadri come normalmente si fa, ma quando è il caso, come in questo di Varese, fare dei veri e propri progetti per coinvolgere più realtà culturali. Io credo che ne sia valsa la pena quest'anno, sulla base del nostro trentennale, è da lì che siamo partiti a fare dei progetti più complessi, più veri, e dopo la parentesi espositiva, normale, classica, quest'anno abbiamo desiderato coinvolgere quattro realtà oltre a noi, quindi anche architetti, fotografi, letterati. Volevamo fare anche la musica, ma è stato complicato, e abbiamo denominato questo progetto collettivo Art Party, arte, come arti, e party abbiamo preso questo nome come esempio di ritrovo. Cosa hanno fatto gli architetti? Due parole. Alcuni architetti si sono provati a fare delle architetture sferiche, è sempre un tema interessante, il tema dell'appoggio, il tema del galleggiamento è stato toccato, la sfera è questo luogo che non ha, come dire, un punto privilegiato di appoggio, quindi racconta bene con l'acqua, racconta bene il galleggiamento, il volare, qualcuno ha provato. Altri hanno provato invece a fare della sfera come una struttura, cioè facciamo una struttura sferica, ed è un grande tema degli architetti quello di lavorare attorno alla struttura, perché è l'architettura, a differenza dell'arte, ha un peso proprio, e quindi quando diventa in una scala grande le questioni sono completamente diverse. Altri hanno invece lavorato su dei temi più liberi, qualcuno ha fatto una sfera di prato, altri hanno fatto una sfera, delle sfere invece che sembrano delle sculture, altri hanno fatto delle sfere fatte di carta, altri delle sfere di specchio, sempre lavorando attorno al luogo. Ecco, va preso chiaramente tutta questa mostra non come la consegna di esercizi finali di architetti, ma come degli allenamenti, come il bisogno di creare una zona di palestra per l'architettura che in questo periodo manca completamente. L'architettura ha delle tensioni addosso, soprattutto economiche e funzionali in questo momento, che non permettono a chi fa architettura di allenarsi su quale tipo di architettura sto facendo, che è il problema più grosso della nostra epoca. Noi abbiamo la responsabilità rispetto agli artisti di fare delle architetture che sono sempre pubbliche, anche quando sono delle villette chiuse dentro in un parco, perché il paesaggio è pubblico, il territorio è pubblico. Fotografia è gusto, è sensibilità, è modo di vedere, studio dei colori, studio della natura, studio del mondo che ti circonda, è capire prima di fotografare. La parte fotografica è stata sviluppata da diversi autori, da Vincent Berga, Chiodetti, a Carlo Meazza, che ha interpretato la maternità in Africa. Devo dire una diversità, uno degli altri, dei vari autori, veramente incredibile. C'è grafica, c'è studio dei colori, c'è veramente un mondo veramente straordinario. E soprattutto per la prima volta ci sono donne con la loro sensibilità, il loro modo di vedere. È veramente una mostra da visitare, è una mostra veramente da andare a vedere e leggere attentamente. La scelta di 40 scrittori vivi nella provincia di Varese mi sembrava una scelta molto,
molto ardita, per cui ho pensato di aggregare, con lo spirito di un laboratorio creativo di ricerca, degli autori che appartengono alla provincia di Varese e che avrebbero potuto esprimere la loro capacità creativa attraverso o un'importanza di contenuto oppure un'innovazione formale. Quindi nella mia sezione fanno parte degli autori, da poeti veri come Aldo Nove a giovani poeti come Giovanni Calarco, Viviana Faschi, Giuseppe della Misericordia, a video artisti come Giorgio Ghisolfi, c'è un fumettista, Luca Matticchio, e, fino ad arrivare a dei cantautori varesini come Roberto Binda e come Lorenzo Bertocchini. Quindi è una sezione molto eterogenea per forma e molto omogenea per sostanza umana e di contenuto.